a colloquio con una figlia delle stelle, Eleonora Brigliadori. Ti piace? Come dire? Benissimo. Figli delle stelle è stato uno dei miei primi dischi che hanno segnato un periodo della mia vita, perché era l'anno in cui ho cominciato a fare l'attrice seriamente, perché avevo già delle esperienze di teatro, ed è stato con l'inizio del periodo di preparazione. Abbiamo fatto 3 mesi per Delitto di Stato, e guardate che i titoli della mia biografia sembrano profetici. Delitto di Stato, dove si svela, grazie alla sottoscritta, che è in balia di 2 forze, quindi un amore vero e un amore colonizzato, che alla fine arriverà al suicidio nel lago di Mantova, di cui ho la cittadinanza onoraria. Ci tengo molto a quella città, perché ho vissuto molte cose in tanti posti d'Italia, ma in quella storia, che ancora era il tempo in cui la RAI faceva i grandi sceneggiati con la regia di De Bosio, con uno straordinario Sergio Fantoni, ma tutto questo è poco se si pensa a chi ha scritto quella storia. A scrivere Delitto di Stato è stata Maria Bellonci, la fondatrice del premio Strega, che era sicuramente un'anima che io avevo già incontrato, perché il nostro incontro fu come quelli descritti da Steiner quando racconta di come si incontrarono Garibaldi e Anita, che lui viaggiava con una nave e con il cannocchiale guardò la costa e vide una donna e disse: io devo sposare quella donna. Beh, e poi non sapeva che la sera è stato invitato a cena e Anita era la figlia del padrone di casa. E Anita era un'anima straordinaria che è andato a cercare Garibaldi tra i morti sul campo però di battaglia. Era anche sposata Anita, come si risolse, diciamo, la questione? Ma le donne vere sono sposate con il mondo, è questo che non avete ancora capito. Va bene. Senti, ma a me interessa conoscere Eleonora come donna, più che altro. Mi risulta donna mamma? Aspetta, no. Mi risulta come donna con le palle. Oh, il donno. No, adesso io... Lasciami terminare la domanda, sì, però. Certo. Perché, no, mi risulta che qualche giorno fa a Piazza del Popolo sia stata contestata un po' da dei giornalisti appartenenti al mainstream. No, io no. No, io li ho cacciati via. Cioè loro volevano infilarsi con un'asta che tra l'altro... Ecco, mi interessa sapere questo, come scusate, giornalista. Allora, io ho davanti a me un tuo collega, sì, che aveva anche dei begli occhi verdi, un ragazzo per bene, e avevo visto, mentre noi parlavamo e giravo e salutavo la gente, avevo visto che lui ascoltava. Lui teneva la telecamera e ascoltava le cose che dice la gente, perché così si ascolta la piazza. Certo. Quella è la verità. Quello che i manifestanti hanno da dire, discutono, è bellissimo, quello è il vero Parlamento. Poi Piazza del Popolo, ragazzi. Ma voi sapete perché si chiama Piazza del Popolo? No. Perché un tempo lì c'era un bosco di pioppi, quindi viene da populum, che è il pioppo, è una pianta meravigliosa, che ha una struttura filiforme un po' come il cipresso, che nel regno vegetale rappresenta l'io. Quando vedete queste piante così grandi e lunghe come appunto il cipresso, per questo si mette per richiamare le forze eteriche dalla terra in Toscana sulla cima dei colli, poi se ne fanno 2 filari se si vuole incanalare la forza spirituale verso un monastero oppure una casa come quelle di Bolgari alti e stretti. Ma il pioppo ha qualcosa in più, perché in realtà quando è primavera lui fa la lana. Pensate il chiarore di quella neve fatta di ciuffi che viene dal pioppo. Ma c'è un pioppo speciale che il grande Edward Bach, che non è il musicista ma il musicologo delle essenze spirituali delle piante presenti su tutto il territorio europeo, definì che la pianta aspen aveva la caratteristica di placare la paura, e preparò questo rimedio. E poi forse molti non sanno che ai tempi di Edward Bach, che lui aveva cercato di indagare verso le cause delle malattie, aveva riunito i suoi 28 guaritori, che 38 guaritori, scusate, che sono ancora nel protocollo originario di Edward Bach. Io ne ho trovati altri 2 che poi magari
ti dirò, e bisognerà andare a metterli perché serviranno proprio in questo momento di grande confusione, cambiamenti, disconnessioni, fenomeni che non si sono mai verificati. Vuoi perché l'umanità va verso un'evoluzione, vuoi perché gli ostacoli che abbiamo dovuto sopportare, oggi tutti dopo 2 anni di carcerazione, di perdite, sono tutti che devono, come dire, dobbiamo proteggerci un pochino, e le piante hanno questo potere. A Piazza del Popolo che cosa è? Piazza del Popolo innanzitutto è un luogo dove io ho fatto un rito solare, e quando si cammina la terra nel rispetto di essa, con le forze di Michele nel cuore, per portare bellezza, amore, fratellanza, sostegno, dovunque vai, e non perché c'è la manifestazione o perché sto facendo il mio lavoro col cartellino, perché io faccio questo dall'89 giorno e notte. Addirittura. Ma lì, questa cosa è molto importante, perché vedete, i concetti materialistici spesso prendono una parola, ce ne sovrappongono un'altra, le appiccicano, e voi non vedete più da dove vengono. Quindi vedete, da populum al popolo, dal pioppo aspen, sentite questa parola, aspen. Ora, questa è una proto-euritmia solo con le mani, che potrebbe essere una lingua dei segni, ma se sentite questo nome, chissà, dato magari dai nativi del nord Canada, perché anche lì ci sono molti aspen, e poi quelli lì di Bilderberg, i gruppetti, famo le cose nostre, no? Sì. Fottiamoli tutti, dicono loro di noi, hanno chiamato questa lobby aspen, che un po' suona detta da loro, vedete, come un'aspide avvelenosa. E questi, un signore che conosceva mio padre, un giorno mi telefona perché avevo fatto un'intervista parlando di Shivambu, e lui era stato tanto toccato, questo signore, probabilmente perché il suo circuito del ricambio non funzionava tanto bene. Io ho avuto modo di testare un fatto sociale quando ho avuto il coraggio di parlare in un'intervista fatta per il Messaggero scritta, perché poi la gente non ha la memoria, ma io sì. E mi chiamò una giornalista chiedendomi, che doveva fare un pezzo sulla salute, chiedendomi di quelle che erano le possibilità. Io ho parlato di omeopatia, ho parlato della meditazione, ho parlato delle tecniche del teatro, ho parlato dei fiori di Bach, ho parlato di medicina di Paoli, ho parlato di tutto quello che avevo in quel momento attivo in me, e poi ho detto anche sì, poi c'è l'urinoterapia. E addirittura in quel tempo mia figlia, la più piccola, vedendo che io praticavo proprio per capire come funzionavano i sistemi, ho studiato, l'ho fatto per anni, e non ho solo risolto i miei problemi ma ho aiutato altri, e ho deciso che dovevo dirlo. Ma voi non avete idea che cosa mi è arrivato addosso, ma è stato fantastico, perché tutti quelli che erano schifati con me in realtà mi dimostravano di essere schifati loro riguardo a se stessi. Vuol dire che quando andavano al cesso lasciavano una puzza di acidi urici micidiale. Infatti metà di questa gente aveva delle caviglie così, tipo la gatto Trocchi, perché voleva dire che le forze dell'intelletto, del pensiero, non erano coerenti con quelle della volontà. Così è l'uomo oggi, spezzato. Da una parte sono tutti intelligentissimi, loro c'hanno i pezzi di carta appesi al culo, e poi però poverini soffrono, allora si storcono tutto, come Costanzo che viaggia così perché tanto sa che nessuno l'ha mai amato per quello che è, ma solo per quello che rappresenta, per il suo potere, perché gli vogliono ciucciare qualcosa le donne, ma che schifo. E poi questi italiani a cui abbiamo affidato l'Italia, quando scendono ancora più in basso, quello che vogliono è l'odio verso gli altri. Sono invidiosi sempre, perché quelli che perseguono la ricchezza non ce n'hanno mai abbastanza, è la gara chi ce l'ha più lungo, ma ormai gli ha fatto il giro e se lo pigliano in quel posto. Infatti stanno diventando tutti di qualcosa che non si sa cos'è, è l'aberrazione dell'umanità, è un cortocircuito fondamentalmente, perché non è quello che accadeva nei tempi antichi. Non cercate scuse. Ok, io rispetto tutti, anzi, diciamo, sono anche un'icona dei gay, perché l'ho sempre parlato, schietto, e so andare d'accordo con chiunque. Ma non è che dobbiamo fare l'esempio con chi ha dei problemi, perché hanno dei problemi, quindi vanno aiutati.
devono fare le loro scelte, ma non possiamo prendere l'esempio guardando in basso, dobbiamo guardare in alto, dobbiamo essere acrobati delle potenzialità dell'umanità e scegliere sempre quelle più avanzate, quelle più lungimiranti, quelle fantasie morali che emergono dai miti, dalla filosofia, dalla mitologia, dalle tradizioni antiche. Basta a guardarne le discariche. Bisogna riciclare, ma non così. Certo, che ne dici? Certo, hai ragione. Completamente ragione. Quindi quel giorno là io avevo un particolare coraggio e avendo benedetto quel posto, perché anche sono stata dei funerali in quella chiesa di destra, perché quella di sinistra, perché non l'aprono mai? Veramente, questa è una domanda. Perché? Ah, non lo so. Vorrei sapere cosa c'è dentro. Se quella è dedicata agli artisti che chiaramente li considerano blasfemi, vorrei sapere chi seppelliscono facendo la messa di là. Mi interessa di più quella di là. Capito? Guardando, sì, ce ne sono quelli due. Che non sono a Roma, a di Piazza del Popolo ci sono poi tre chiese. Poi ci metti chiese. La foto e gliele fai vedere. Sì, okay. A me interessa la terza, a dire il vero. Quella lì voglio solo sapere cosa ci hanno messo dentro. Ah, certo. Perché certo. La famiglia Cavour, i primi massoni, conoscevano qualcosina di esoterismo, ma l'hanno usato al contrario. Quindi hanno seminato porte oscure in tutte le città dove loro hanno fatto Vittorio Emanuele, per ricoglionirvi come sono rincoglioniti in Inghilterra con tutte le fatture non pagate dei vari regnanti colonizzatori del mondo che hanno imposto l'inglese come lingua, che va benissimo se devi riparare un computer, ma non va bene se devi tradurre la Bibbia o Dante, caro Virgilio. Certo. Torniamo a noi. Ho fatto anche Beatrice, lo sai, un pezzo divertentissimo con il comico Proietti. C'è un pezzo molto gettonato su YouTube dove io arrivo, no Dante, ma cosa dici? Questa robetta non è buona, avevo tutta la cosa. Sai che lì sotto avevo i pattini a rotelle perché era stato un anno che ero a mille, correvo dappertutto, l'Aspesi aveva scritto un pezzo su di me. Dicendo la vita è da prendere tutta di corsa. In effetti in quell'anno correvo, poi sapevo che avevo un appuntamento in cui dovevo accumulare tante esperienze, perché poi nell'89 mi sono fermata e ho aspettato di poter elaborare le cose. Ci sono voluti i primi 7 anni, poi lì è arrivata la diagnosi di carcinoma, curata quella, altre esperienze, poi nel frattempo c'erano stati i figli che mi hanno portato una grande saggezza, e da lì è nato il mio impulso al lavoro pedagogico, al teatro pedagogico, quello che ho fatto 99-2000 col Comune di Roma. 60 bambini hanno fatto il giuramento di Apollo in Protomoteca, che poi è stata trasformata nella casa mortuaria del Tucatucca. E lì sono successe cose strane, no? Uno canta Satana, portami a ballare, fai di me quello che vuoi, più o meno adesso non ricordo le parole, nel 2013 credo, e poi la santificano e fanno il corteo per portare questo esempio meraviglioso che si era fatta il vaccino ed era morta di vaccino, capito? Pure per spostare l'attenzione sul problema. E quanti altri artisti, facciamo l'elenco, quelli morti di chemio, quelli morti di vaccino, quelli morti di fame, ma di una fame insaziabile. Pessimi, sono i peggissimi, direbbe Giulio Brogi, il mio grande compagno nell'Otello di Shakespeare, dove io ero Desdemona. Ah, quello è un peggissimo, che lo so che è un errore, ma qui bisogna sovvertire le parole. Pensate alla saggezza dei napoletani che dicono ma ha già imparato. Ma ha già imparato. Io sono pure napoletano, ve lo dico, sono più napoletano di voi. E non è un errore, è la prospettiva del napoletano. Perché ve lo faccio in euritmia. Imparato. Ma ci imparato, ma ce lo vedo. È così. Insegna. È il viaggio di dentro. Tu non te puoi imparare un cavolo se non ti sei prima insegnato. L'ha insegnato. Si fa tu, Chris. Eh? Facci io come si fa? Così si fa. Prima agge respira. Mi faccio un poco d'aria.
veniamo a noi, dovrei mettermi in piedi, ce la faccio? Sì, no, però... Per esempio quando vi svegliate, oppure prima di mangiare, ormai l'ho insegnato a tutta la famiglia, e se vedete un giorno uno che fa questo gesto vuol dire che ha incontrato me o ha incontrato qualcuno che mi conosce. Andiamo per gradi. Quando vogliamo bene dire qualcosa e bene fare, ci colleghiamo nel nostro asse in piedi, nel nome del Padre, e penso a tutta la creazione, perché io sto usando cose che Lui mi ha donato. E poi penso al Figlio e mi inchino, perché mi viene male al ventre a pensare quello che gli hanno fatto. E poi però mi ripiglio tra il Padre e il Figlio, lo Spirito italiano, deve essere santo. E allora questa T la faccio così grande, come un omega, perché da questa ritorno a essere uomo, come un Aleph, come un Alfa, e posso fare... Io e te. Come le api quando prendono il nettare e lo mettono in saccoccia. Il nettare, l'essenza del vostro pensiero. E io ti do il mio. Senti, prendi quello che vuoi, mischialo con il tuo logos, con le tue intenzioni, ma fa che quelle intenzioni non vengano da fuori. Non vengano dai sensi esteriori, ma da quelli sette nuovi, dei nuovi misteri che Steiner ci ha dato. Andiamo da sotto. Tatto è uno dei vecchi, è fondamentale, perché ci separa. Senso della vita vuol dire che devo sentire come si muove il sangue in me. E se mi concentro arrivo a percepire le due lemniscate simultanee che il sangue legge ad ogni battito. Una è tra il cuore e il sistema ritmico, polmoni e cuore, e mi tiene ancorato alla vita. Uno è tra testa e piedi, volontà, ma sempre il centro nel cuore. Questo è il senso della vita. Sentire come il mio sangue cambia movimento, ritmo, capacità di espandersi, contrarsi, a seconda dei pensieri e delle volontà che io accolgo. E se le accolgo dopo essermi orientato, purificato, perdonato, allora io percepisco l'azione del Logos. Lo so, non è una passeggiata, ma per ora prendiamo il concetto e risaliamo. Il movimento. Anche l'uomo immobile, anzi lo Zen ce lo insegna, nello Zazen. L'uomo senza un oggetto da osservare, osserva se stesso. Ed è lì che comincia il cammino. Ed è lì che il maestro Zen dice all'allievo, dimmi, lassù c'è la... Vedi quella bandiera che... La vedi? Quella bandiera che batte, sì, quelle onde elettromagnetiche che un po' vengono dalla Russia, un po' dall'America, che vogliono obnubilarti il cervello. Che cos'è che si muove? Il vento, la bandiera o che cosa secondo te? Dimmi. Si muove tutto per me, ma la bandiera si muove tutto, credo. Sei solo tu che ti muovi. Ah, in questo senso sì, è vero, è vero, è vero. Siamo noi. Hai ragione. E se continuate a muovervi agitandovi senza avere lo scopo, vi muovete in vano. Dovete muovervi per la conoscenza del Cristo in primis. Dovete muovervi per la conoscenza degli altri che di Lui fanno parte, perché l'umanità tutta è il Corpus Christi. E lo è anche la terra, e lo è anche l'acqua, e l'aria in cui respiriamo sono i suoi polmoni. E l'acqua che beviamo è lui che la sanifica, ma i pensieri che noi pensiamo lui li ha già pensati, ma ci vuole una certa scuola per capirlo. Andiamo nei sensi della volontà al quarto, senso dell'equilibrio. Da qui comincia la conoscenza dell'euritmia,
Ogni volta che faccio un gesto io devo sapere che relazione ho con il tutto. So che il sole è sceso là e che tra poco ci sarà una luna che sorgerà di là. So che il nord è lì e so immaginare dove sono almeno 1000 persone in questo momento sulla faccia della terra. Perché le conosco, le percepiscono, le amo. E come madre, avendo avuto una figlia in Sudafrica che è tornata da poco, è un periodo una Parigi, e ho detto a mio figlio Gabriele, guarda, ci manca solo che tu vai in America e poi io vivo così. È così, questa è l'educazione delle donne. Il dono della femminilità mi fa venire in mente il sacrificio di donno. Pensa che questa è una cosa che ancora non ho finito di elaborare, ma più di 20 anni fa io avevo fatto una striscia di un personaggio che si chiamava Donno, perché volevo invertire i concetti della promiscuità e mettere in luce l'inversione dei sessi delle parti spirituali, dei segni, perché sesso non è adatto per parlare della qualità spirituale di un corpo astrale, di un uomo che si manifesta come essere maschile. Nel suo corpo astrale è un essere femminile e viceversa. Certo. Capisci? Quindi certo. Bisogna pensare che dove c'è dono c'è amore, e quella è una funzione femminile, e gli uomini sono straordinari quando danno amore. Non è solo che io ho partorito grazie a nome tre degli figli. Uomini. Ecco, appunto. Dunque, arriviamo agli altri sensi: l'olfatto, il gusto, la vista, il calore. Questo è il più importante. Questi sono i sensi del sentimento, ragazzi. L'Italia vive come anima senziente. Il nostro compito è di riportare in equilibrio, come organo ipofisario dell'Europa, le funzioni complessive dell'Europa sul piano artistico, morale, spirituale, perché abbiamo una terra che è stata colonizzata in 1000 frammenti e dentro di noi ci sono i 1000 frammenti di tutti i popoli. E pensate che il potere di questa terra è tale e tanto che proprio a Napoli si sa che di tutto il panorama planetario la massima stabilità di affezione al territorio in senso tradizionale per generazioni è proprio in un certo quartiere di Napoli, che se tu vai da oggi a 500 anni troverai i discendenti di quello che oggi abita lì. Mentre se tu vai in America, come è capitato a me, che ho abitato in 10 posti diversi, ma mi ricordo che avevo un po' di amici a Mary Hill, a New York, sono tornata dopo 3 anni a cercare di suonare, non ce n'era più uno. Diciamo che in 10-12 mesi in America c'è una velocità di ricambio che non c'è stabilità. Quindi loro fondamentalmente vogliono possedere il mondo perché vogliono tutta la terra. Ma la terra è di tutti, non è nostra. Noi dobbiamo fare solo i custodi. Quindi tenete molta attenzione al senso del calore, perché quando lo spirito umano si risveglia c'è il calore, c'è la febbre, c'è il rossore. Non abbiate paura del calore, vi aiuta sempre, è lo sforzo del vostro io. E poi arriviamo a questi, perché qua, se non cambiamo il linguaggio, se non sappiamo in che modo il linguaggio ha un effetto sul corpo eterico, ha un effetto sulla memoria, ha un effetto terapeutico sugli altri, ha un effetto di reale spiritualizzazione delle necessità, perché non potrai mai, e io non potrei mai ripetere questo discorso uguale tra 10 minuti, perché la terra nel frattempo ha girato, perché le mie relazioni con gli esseri cinguettano, vedi, comincia il tramonto a operare, sono sempre diverse. L'uomo non è un fenomeno ripetibile, e questo come concetto da solo disintegra completamente la scienza moderna, perché loro hanno basato tutto e hanno detto che era scientifico, vedi, non lo riesco a dire perché non è scientifico. Loro hanno detto che era scienza per loro solo quello che era ripetibile, ma hanno applicato il concetto non solo a far scontrare i trenini, che fino a lì posso dire sì, l'arrotondamento statistico dei fenomeni è trascurabile, ma quando entri nella sfera umana le cose vanno completamente in un altro modo. E loro hanno trattato gli uomini come se fossero dei birilli
ma non li hanno messi bene in conto, con le loro forze interne accumulate in più di 30 incarnazioni, di cui forse voi non avete memoria, ma dentro di voi, quando voi sentite la cosa giusta, la vostra anima capisce e riconosce, perché vedete, il vostro copyright non è fatto da Bill Gates né da Fauci con i vaccini, il copyright della vostra entità spirituale appartiene al Padre, e adesso voglio fare il segno della croce, ma vi dico che dovete imparare ad ascoltare, fino a quando ogni pensiero punterà là, questa è la missione dell'Italia, diventare il primo popolo diffuso sulla terra, perché gli italiani sono dovunque, che ha come missione la conoscenza di Dio. Ma prima di quello bisogna partire dalla conoscenza di Cristo. E la conoscenza, secondo la legge goetiana, inizia quando l'uomo diventa artista, perché nell'arte l'uomo si separa dai sensi tatto, olfatto, gusto, vista, udito, si separa, rimane il senso dell'io per conoscere l'altro da te, il senso del pensiero per essere in connessione con la terza gerarchia, angeli, arcangeli, arcai, il senso della parola per vivere in Cristo. Senso dell'equilibrio, forze di volontà, quando voi siete in pace, quando avete pagato tutti i debiti e rivelato e confessato come gli albigesi ai catari, alla comunità intera, le vostre menzogne, i vostri delitti. Chiedete il perdono adesso, perché dopo, se aspettate, passerete un inferno che giusto Virgilio, insieme a Dante, ha narrato. Senso del movimento, se non avete uno scopo, ma dove andate? Senso della vita, lo conoscono le donne che l'hanno sentita attraversarci. La vita è un'esperienza, non è una statistica. E dietro queste parole mi sollevo, aspetta un attimo, ti dispongo meglio le cose. Dal mio cuore sollevo il piede destro per ancorare il mio cuore nel segno dei pesci, perché il Cristo è ancora a governare il segno dei pesci, l'ictus, perché ogni uomo possa redigere il suo karma, rinnovarlo, lui, il Cristo, quello vero, non quello dei gesuiti per intenderci, è il Signore del karma. Dal vostro cuore aprite e pensate oltre e scendete nel volere oltre fino al centro della terra, estendete e dite nel nome del Padre appoggiando il piede, attraverso la Madre Terra per il Figlio, e respirate nel nome dello Spirito Santo. Amen. E mentre scendete dalla N, create una D benedicente. Fermatevi alla laringe. Entrate in quella quinta armonica musicale che Gustavo Roll conosceva molto bene e che poneva paura. Non vi deve far paura, dovete entrare in un'immagine del regno vegetale, ma più luminosa, vivente, come verbo. Immaginate di abbracciare tutta la terra eterica e lavoratela nel sole. Questo è il gesto del sole, che si trasforma fino a entrare nel cuore e diventare una L, una, due, tre, quattro, cinque, sei, il diaframma, e sette, tutto il mio spirito insieme alla terra, giù, 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 in Cristo. Io penso la parola, io parlo, io ho parlato.
Mi cerco nello spirito. Mi sento in me. Sono sulla via verso lo spirito. Verso me stesso. E quando io dico io sono, chiamo in causa lui. Io sono solo un suo riflesso. Dobbiamo andare oltre lo specchio, oltre le illusioni. Dobbiamo acquisire una coscienza immaginativa, primo livello di iniziazione. Io sto preparando i servitori di San Michele, Arcai, i servitori di Cristo, perché imparino delle cose che l'umanità ha dimenticato, ma che Rudolf Steiner ha risuscitato. Questo è il suono di elevazione del Cristo. Poi c'è K, è il suono di frammentazione del Cristo. Poi c'è Ik. Sarafanna, ve lo ricordate? È il suono idealista tedesco. È il suono che hanno pensato i geni, tipo Goethe, Schiller, Hegel, Wagner, Beethoven, Liszt, Steiner, Marie Steiner, dicevano, e sentivano in quell'eco dei misteri del nord di Sigfrido Morente, che dovevamo attraversare la paura della morte per affinità elettive. Queste creeranno il movimento italiano, che è già partito con Steiner, con l'evento di Carrington è cominciato. Andate a cercare. Stanno arrivando quelli che ci mancano, perché li abbiamo chiamati in aiuto. Molti si riveleranno presto, ma dovrete imparare a distinguere gli ologrammi dalle persone vive e vere. Guardate la loro storia, guardate le loro azioni. Non fidatevi della statistica e delle indagini. C'è una comunicazione che non può essere fermata. Ci ha fatto incontrare i Rosa Croce. Sanno che così come la rosa, da quel licore trasparente del suo stelo, improvvisamente diventa rossa perché ricorda il momento in cui Marte, il dio della guerra, gli ha dato le forze della coscienza, ma quel maestro è andato su e ha trasformato le forze, perché le aveva già trasformate qui. E allora quel rosso nel nostro sangue a servizio ritornerà diverso e non sarà una malattia. Ricordatevi che non esiste il cancro del sangue, esiste solo una crisi spirituale dell'io. Se ho fatto un errore, perdonatemi. Se c'è qualcosa di buono, prendetelo. Ma non seguite me, seguite lui, il vostro cuore, nella verità. Imparatevi questo schema dei 12 sensi e ricordatevi queste poche cose. E poi un giorno ci troveremo. O qui o là. State tranquilli. Io ci si ritrova tutti. Non faccio più domande ormai. No. Non mi rimane altro che ringraziare. Questo l'ho messo qui, Eleonora. Con queste conoscenze, sono 12, si arriva a entrare in rapporto con che cosa? Cosa ti ricorda questa cosa? Mi ha regalato un amico qua vicino. Che è una scala. Di più? Conta. Piano fisico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la scala 8, santa, 9, cos'è? 10, 11, 12. 12. 12 possono essere le 12 paia dei nervi cranici. Che rappresenta l'inversione che stiamo attraversando in questo momento. Cioè, dobbiamo imparare a considerare i rivolti del cosmo. Questo è un concetto musicale, forse i musicisti mi capiranno. Ma ci sono gli intervalli e poi ci sono i rivolti. Diciamo che la vita ci offre degli intervalli, questo è un intervallo, ma ogni intervallo è una porta. Ogni senso è una porta.
perché è collegato a un essere. Ogni gruppo è un'anima di gruppo. Ogni iniziato vuole aiutarci, di tutte le tradizioni, sono tutti al servizio del Cristo. Lui è l'ago della bilancia, ma è venuto solo una volta in corpo fisico. Adesso il Cristo è qui, non se n'è mai andato e vive nel campo eterico. Perché lui possa mostrarsi bisogna che ci sia un certo numero di anime, diciamo un numero che risuoni nel 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, perché in 3 giorni e un terzo il Cristo ci accompagna ogni volta che moriamo fino ai confini del nostro sistema solare. Questo è l'inizio del Kamaloka e non vorrei mai che finiste all'inferno. Ve lo giuro, sul cuore, sulla mia rosa, per quello che voglio purificare di me. Allora, grazie, ringraziamo Leonora per questa boccata di ossigeno che ci ha dato. Oggi, diciamo, io sapete che sono morta? Quando i nemici hanno cominciato a infamarmi, a dire cose orribili, io ho detto, vabbè, volete vedermi morta? Va bene, ci penso io, perché io sono l'unica che può uccidere Eleonora Brigliadori, o meglio, hanno ucciso loro la figura pubblica, io ho sacrificato Eleonora Brigliadori per poter continuare come Aron Noel, ed era il 17 febbraio 2017, il giorno prima che io compissi i miei 58 anni. E perché l'ho fatto? Perché mia madre si era sacrificata per me, aveva fatto la chemio, io avevo studiato con lei questo disastro, ma ero stata inconsapevolmente io a dire a mio padre il suo problema. Quindi mi sono sempre sentita in colpa, però so che lei morendo mi ha dato una cosa che mi ha permesso di curarmi da un carcinoma epatico senza l'ausilio dei medici, ma con la benedizione di Antonio Negro padre, che vidi una volta. E quella volta lì, pensate il destino, io ero in sala d'aspetto all'Aventino nel suo studio, uomo venerabile. Sapete chi ho visto passare? Dimmi. No. Chi è secondo te che va ad illuminare? Fai sempre queste domande a cui io non so rispondere. Sì, perché è retorica ovviamente. Ho visto passare Veronesi. Ah. E lì è stata la seconda volta. Pensate un po', un uomo che disdegna lo spirito, che si dichiara ateo, però per i cavoli suoi, per il suo cancro, lui non si faceva la chemio, lui andava dal professor Negro. Ecco perché io ho chiesto un processo per crimini contro l'umanità a suo carico nel 2016 e l'ho fatto pubblicamente, sapendo che poi ovviamente avrebbero cercato di farmi fuori. Eppure sono ancora qua. Adesso ha lasciato un impero del male. Devono pagare. Noi faremo la marcia di tutte le vittime, di tutti gli errori medici, che sono tutti errori egoistici, dettati dalle leggi economiche di cui la testa è Draghi. Signor Draghi, si ricorda nel 2012 quando ci siamo incontrati in aereo a Basilea? Come sono stata gentile con lei. Lei mi ha dato il suo indirizzo email, anche un telefono della segretaria, sì, perché io volevo completare il discorso. Lei ha sentito molte cose da me. Se le ricorda? Ce l'ha ancora la mia mail, perché io ce l'ho. Adesso vada a leggersela. E poi mi dica se ho sbagliato una virgola. Era il 20 gennaio 2012. Quello è un documento. Ora lei mi deve dire perché non mi ha risposto innanzitutto e che cosa ha fatto delle mie richieste quando è diventato abusivamente testa del popolo italiano. Che cosa ha dentro la testa? Chi è che la governa? Per chi sta combattendo lei, signor Draghi? Vede, perché io sarò pure una donna, ma se tiro l'arco con le mie frecce, passo non solo i 12 sensi, ma lo zodiaco, e arrivo su e chiedo una grazia, che lei venga a parlarmi e che abbia il coraggio di togliersi quella maschera che ha fatto indossare a noi attraverso i vari maneggi da Monti, dal naufragio della Concordia che abbiamo visto passando quel giorno sotto. La Concordia era un annuncio, così come il crollo del Ponte Morandi. Non avete capito che erano segni? E io non mi chiamo Cassandra, io mi chiamo Eleonora. Andate a vedere tutte le cose che ho detto, ma quelle intere, non tagliate, manipolate, trasformate, con registrazioni, mandate un centesimo per farmi passare per pazza. Io non ho paura della morte, ho paura che voi
passiate veramente un brutto minuto quando vi renderete conto cosa state facendo. Fermatevi. Fermate tutto subito. Bisogna stare immobili per percepire il movimento, quello spirituale. Voi non lo percepite più perché siete assatanati. Non sapete più dove guardarvi perché sapete che vi vediamo e vi verremo ad aiutare a casa. Grazie. Non ho parole. Grazie, Eleonora. No, va bene. Se volete. Ha interpretato i nostri sentimenti. Interpretato, perché petrato lo dice pure Marzullo. E c'è una pietra dentro, c'è quella del gallo che canta tre volte prima dell'alba, basta con quella roba. Lo spirito è anche nella pietra, ma noi non siamo pietra, abbiamo le ossa. E le ossa risuonano meglio delle antenne se alzi un braccio per chiedere. Ma lo devi alzare insieme, non è un saluto, è il mio segno di saluto al Cristo. Questo. E c'è anche un piede in avanti che avanza verso di voi. E dietro, sapete quanta gente? Io sono l'ultima degli italiani e ve lo posso dimostrare. Per tutto quello che ho subito, per quello che mi avete impedito, per quello che non avete detto della verità, per quello che avete fatto a me, alla mia famiglia. Mi sono mai lamentata? Mai fatto una lacrimuccia? No. Le donne con le palle non piangono. Fanno. Piangono di gioia. Dopo. Grazie.